preoccupazioni? Ma guardate, sul punto, siamo d'accordo rispetto alla creazione di un enorme gruppo, che potrebbe essere un gruppo leader a livello mondiale? Sì, fondamentalmente sì, addirittura lo si ricordava prima, se entrano gli giapponesi potrebbe diventare secondo o primo gruppo mondiale. Siamo preoccupati rispetto ai livelli occupazionali? Sì, altrettanto. Nazionalizzare in questo momento mi sembra, voglio dire, mi sembra un po' eccessivo, ecco, per il momento storico che vive purtroppo il nostro paese. Non mi sento neanche molto tranquillo quando la Consob va a verificare questo tipo di operazioni. Se la Consob verifica questo tipo di operazioni, così come ha fatto con le banche qualche tempo fa, stiamo freschi. Però al netto di questo, il mondo dell'auto va verso una ristrutturazione. Va verso l'elettrico? Sì, va verso l'elettrico, è molto probabile. Siamo d'accordo con l'elettrico? Sì, possiamo anche essere d'accordo con l'elettrico. C'è una cosa che non viene detta. Che se il mercato dell'auto va soltanto verso il mercato dell'elettrico, al netto che io posso essere d'accordo, ci saranno degli occupati in meno, perché costruire un'auto elettrica ha fondamentalmente tra le sue corde meno manodopera rispetto a costruire un'auto con un motore termico. Chiudo, serve andare a fare una trattativa alla pari, senza sconti per nessuno. Il tema fondamentale è quello che dicono questi signori qui fuori dai cancelli, che sono le sovrapposizioni. Questo non è un mercato di lusso rispetto a questo segmento in termini di produzione di auto, è un mercato di serie B. Quindi, qualora dovessero esserci delle sovrapposizioni, non serve necessariamente andare a scrivere una lettera laddove si dice si mantengono gli stabilimenti. La prima cosa è mantenere ed elevare il livello occupazionale. Questo è il diktat.